perché si intrecciano questioni tecnologiche, che molto spesso tecnologiche non lo sono, si intrecciano fattori legati alla comunicazione. E allora adesso pregherei in maniera non molto complessa di spiegarcelo, in maniera più semplice, a Piero Dominici, docente. Sì, nel frattempo che Linux si prepara con il computer, con lo schermo. Presentati da solo e racconta tu. No, vabbè, già quando sono arrivato, buongiorno a tutti, già quando sono arrivato io mi vesto abitualmente così, no? Però voi sapete che poi al di là dice l'abito non fa il monaco, già ti vedono arrivare in giacca e cravatta, in un certo contesto c'è questo, vuoi dico, sono infiltrato, perché la governance, no? In realtà poi parlano per noi un po' le cose che facciamo nella vita, insomma, e come cerchiamo di impegnarci nel nostro piccolo, quindi al di là delle etichette degli hashtag. Vado rapidissimo, quindi Piero per tutti assolutamente oggi, saltiamo queste cose anche perché già se uno presenta docente universitario, già questo è uno che guarda le persone con le narici, puzza sotto al naso e pensa di avere un sapere, insomma, che deve far calare sugli altri, non è assolutamente così, anzi lo spirito per cui ho sempre seguito le attività, la cravatta e richiamo i colori istituzionali di Piranha con grande interesse, sempre perché ho visto questi spazi come davvero la possibile traduzione operativa di qualcosa che in questo momento nei luoghi istituzionali dove si dovrebbe produrre sapere, aggiungo io, critico, e per me non è uno slogan, in realtà questo non soltanto non sta avvenendo, ma sicuramente si sta sempre più andando verso un conformismo che io credo mai come in questi ultimi anni è dilagante, e soprattutto verso una produzione, un'elaborazione di saperi che non solo sono disgiunti tra di loro, il tema della complessità, ma sono saperi solo di carattere descrittivo. Io mi ritrovo profondamente nella relazione di De Pedra, ma non solo perché richiama una serie di autori, di ricerche importanti. Quindi c'è un primo punto, vado rapidissimo, poi tu mi fai le segni, perché lui lo sa che sono, come dico sempre, a berba di sangue, poi se parto mi autoricarico. Allora, la prima questione, dobbiamo imparare a guardare questi, tra le parolacce che userò in questo momento, mi occupo di teoria della complessità, teoria dei sistemi. Allora, secondo me c'è una prima indicazione che va fatta, che dobbiamo imparare a guardare questi fenomeni, questi processi, non più come oggetti, ma come sistemi. Qui c'è un discorso che andrebbe fatto, chi un po' mi segue, mi legge, lo sa, cioè la centralità dei processi educativi. Noi non solo siamo, tra virgolette, educati, siamo stati educati alla sudditanza, nel bellissimo libricino di Etienne della Boitie, maestro di Montaigne, siamo educati ad una sudditanza per abitudine culturale, lui diceva, no? E lo diceva insomma, qualche secolo fa. Ma c'è un'altra questione, che non siamo educati e formati a una lettura critica dei fenomeni. Quindi qui c'è un discorso che andrebbe fatto sulla scuola. Quindi il primo punto che vi pongo all'attenzione, magari lo approfondiremo nei tavoli, l'urgenza di un approccio alla complessità di queste questioni, l'urgenza di una visione sistemica, oddio ho tenuto troppo lontano il microfono forse fino adesso, di una visione sistemica che non significa oddio, andiamo a cercare chissà che cosa, andiamo a cercare un modello interpretativo che secondo me comunque ce ne sarebbe bisogno, ma credo che se noi qui stiamo parlando di governance, di inclusione e di cittadinanza, e a mio avviso, e forse penso di poter dire a nostro avviso, l'inclusione quantomeno deve essere pensata per tutti, quantomeno pensata. Io qui ho l'impressione che i temi dell'inclusione e della cittadinanza, così come quello dell'altro dispositivo, la parolina magica, la meritocrazia, se non si garantiscono, pensate quanto siano dispositivi concettuali che hanno una grande forza, costruiamo la società sul merito, ma se la società è una società profondamente diseguale, in cui le asimmetrie sono sempre più radicali, in cui lo sappiamo benissimo che una scuola diseguale, non di qualità, crea le condizioni strutturali migliori per una società diseguale. Quindi anche quando si parla di meritocrazia e non la si ricollega a tutta una serie di altre variabili, di altri indicatori, perché poi alla fine diventa la meritocrazia dei pochi, di chi ha più opportunità. Quindi indicazioni di metodo, abbiamo detto complessità, visione sistemica, indicazioni, ma attenzione, qui per voi sono termini molto familiari, penso, alla fine, però vorrei anche ribadirli. Il rischio, si diceva anche prima, i rischi, io li chiamo rischi interpretativi nell'analizzare i fenomeni che stiamo, come dire, osservando, tentando di capire. E sono rischi che
tutti legati a una spiegazione deterministica, a spiegazioni illusionistiche, cioè l'idea di analizzare la tecnologia in sé per sé, la tecnologia che è un fattore di cambiamento che in sé per sé dovrebbe portare, pensate quanto questa anche narrazione è presente dentro le organizzazioni, l'idea dell'efficienza, della produttività dentro le organizzazioni è legata a che cosa? Al fattore tecnologico e al fattore giuridico. L'adesione alla norma giuridica, l'introduzione dell'innovazione tecnologica, del fattore tecnologico porterà di per sé il cambiamento sociale e organizzativo. La persona, le relazioni sociali, la questione del clima organizzativo arriveranno quasi di conseguenza, non è assolutamente così. Ripeto, in termini organizzativi andatevi a guardare quali sono le prime voci che vengono tagliate, sono la formazione e la comunicazione. Ma anche qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Non la comunicazione intesa come strumento di propaganda, perché la parolina andrebbe detta, molta, la stragrande maggioranza di quella che oggi viene presentata come comunicazione, in realtà è propaganda. In realtà, oppure è stato trovato il termine più leggero, che è quello di comunicazione istituzionale. Perché dico questo? Perché poi alla fine il nostro modo di concepire, anche proprio a livello di definizione, la comunicazione, si traduce poi in cultura organizzativa. Culture organizzative che continuano a essere, voglio dire, economia della conoscenza, economia della cooperazione, cambiamento, il post-fordismo, ma chi sta dentro le organizzazioni lo vede qual è il modello dominante. Ancora sono modelli fortemente centralizzati, di controllo, di gestione della conoscenza dall'alto, e la tecnologia non riesce a incidere, non riesce a cambiare questi meccanismi. C'era un grande studioso, Butera, che già negli anni 90 parlava dell'impresa a rete, dal castello alla rete. Sono temi che vengono da lontano. Il problema è che devo già chiudere, allora vado rapidissimo. Il problema è che, ripeto, che non si traducono poi in azione. La questione del contesto, anche qui faremo immagini discorsi sui rischi e le opportunità della rete. Sono tanti, sono molteplici, sono, ripeto, anche rischi interpretativi, ma soprattutto. Io quello che noto, che è evidente, che è emerso non solo nelle giornate a cui facevi riferimento, è che non si comprende bene come si debba portare dentro la rete o dentro quello che potremmo chiamare il nuovo sistema, il nuovo ecosistema, ciò che effettivamente fino ad ora è fuori da questo ecosistema. È fuori in senso proprio di partecipazione, di condivisione delle conoscenze, dei saperi. Ora io vi vorrei parlare, perché sennò. Ripeto, sembra uno slogan, hashtag, e qui vanno molto di moda, no? Cioè, gli hashtag non dico qui al Partito Pirata, però io potrei parlare di dati e voglio riassumerlo con questa formula. Stiamo costruendo, secondo me abbiamo già costruito, una cittadinanza senza cittadini e abbiamo costruito una democrazia senza cittadini. E c'è un altro aspetto fondamentale, quando noi pensiamo anche agli strumenti, alle dinamiche partecipative che possiamo azionare e innescare per determinare inclusione, non stiamo facendo i conti con chi sono i destinatari di queste azioni. Questo è un tema che io non me ne occupo, non sono un esperto, dico subito, di smart city o di cose del genere, però le persone, le comunità, le relazioni, i rapporti di potere, i cittadini, dove sono? Io dico sempre, non bastano cittadini connessi, ma potrei dirvi, se volete ne parleremo dopo, che ho in mano, anche se non sono un apologeta del dato a tutti i costi, no? O di questo oggettivismo scientifico che viene venduto come verità assoluta, però vi garantisco che esistono tanti dati, tante ricerche a livello nazionale e internazionale che testimoniano, confermano una realtà disarmante, non a livello di alfabetizzazione digitale, a livello di analfabetismo funzionale. Che significa, che detto in termini spicci, significa proprio che ad esempio noi ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, ripeto, poi la variabile decisiva è la scuola, ancor più dell'università, ma i nostri giovani, io lo vedo, quando arrivano all'università, tranne le eccezioni che ci sono e che spesso sono legate alla fortuna di avere una famiglia scolarizzata, per esempio, una delle tante variabili che ci sono tanto, quando tu dai loro un testo, gli chiedi di interpretarlo, sanno dare una lettura molto superficiale. C'è un'altra questione, non mi posso addentrare, però ci torneremo, la questione della povertà educativa, qualcosa è emerso. Ce l'ha dovuto dire Save the Children di recente ha pubblicato un rapporto sulla povertà educativa. Quindi che cosa sto dicendo? Che l'epoca che stiamo vivendo, mi avvio e mi scuso per essere andato come sempre troppo rapido, perché le questioni vanno sviluppate,
noi siamo costretti a ripensare i nostri modelli di ordine interpretativo. Abbiamo affinato gli strumenti di rilevazione per fare analisi, come si diceva anche prima. Ci manca un modello interpretativo forte, importante, perché qui siamo di fronte all'urgenza di ripensare le categorie della cittadinanza, la democrazia, ma anche i concetti di libertà e responsabilità, che dico sempre sono stati concetti che sono stati sempre letti. Pensate al principio un po' ipocrita della tolleranza. Noi anche lì siamo educati e formati a vedere la libertà con il concetto di minaccia. La mia libertà inizia e finisce dove inizia la libertà degli altri. E non pensiamo che è un concetto relazionale che va pensato in rapporto con gli altri. E questo comporta tutto un modo differente di educare, di formare le persone. Ripeto, il nucleo centrale sono i processi educativi, e su questo poi secondo me si gioca la grande sfida, perché l'accesso non sarà solamente, prima o poi lo faranno, questa benedetta banda larga, prima o poi ci metteranno dei soldi, non ne posso, ma il problema è chi effettivamente avrà la possibilità di accedere, di elaborare, di usare queste informazioni, di tradurle in conoscenza. Questo è un aspetto secondo me centrale, perché l'inclusione o la pensiamo per pochi e allora siamo nella giusta strada. Su controllo e sorveglianza totale, veramente ho finito, credo di poter essere, possiamo essere d'accordo su un fatto. Secondo me noi qui stiamo tentando di pensare come generare degli anticorpi, perché qui non si tratta di opporsi. La società del controllo totale, trovate voi le formule più adeguate, è un dato di fatto, è un qualcosa che già c'è e non c'è da oggi. Forse si è un po' accelerata con l'attentato alle Torri Gemelle, già con le Torri Gemelle, ma guardate che ve lo ricordate il vecchio progetto di Echelon, del grande occhio, ma dai, ma il controllo totale è un dato di fatto, la sorveglianza totale sono un dato di fatto. Noi qui secondo me stiamo pensando come generare anticorpi, perché anche le regole che saranno definite per mettere un freno a tutto questo, di certo non bloccheranno questo tipo di macchina, che è un meccanismo assolutamente oleato e assolutamente provato, funziona benissimo. Io lo dico per ridere, sono settimane che sono perseguitato per esempio da pubblicità del casino di Saint Vincent, perché sono stato a Saint Vincent per una conferenza, adesso lo dico solo per ridere, no? Ma, capisci? No, ma mi hanno intercettato, quindi sono dati di fatto. Proviamo a pensare come fare anticorpi, e io continuo a dire, gli anticorpi si costruiscono a scuola, dove noi in questo momento educhiamo i giovani a essere sudditi e a non pensare con la loro testa. Vi prego di credere, non sono slogan, sono dati di fatto. Poi se volete ci sono le ricette, ne possiamo parlare. Grazie. Ok, grazie a te, scusate ma siamo andati un po' troppo oltre come orari, dobbiamo andare rapidi, ma è importante che ne parliamo coi tavoli. Qui è importante, cioè in questa fase è importante dare degli spunti, degli elementi utili al dibattito, e poi avremo più modo di parlare. La banda larga, sì, certo la faranno, ne hanno parlato molto bene l'altro giorno al Governance Forum Telecom, che ha offerto anche i tramezzini, no? E invece una scusa, l'ultima cosa a proposito di Save the Children, con tutto il rispetto all'edizione precedente del Governance Forum, era l'unica struttura iscritta come società civile, quindi con tutto il rispetto, ma è una società civile multinazionale che comunque c'è una sua struttura, non c'erano le persone umane normali, quelli che, nel senso gli operai come me, i manovali come me. Grazie a Linux anche per la connessione che stiamo utilizzando oggi.